Benvenuti in questo nuovo video, mi trovo a Passo Sella, il passo di montagna che divide Val Gardena e Val di Fassa in Alto Adige. Il punto di partenza dell'escursione di oggi è dal parcheggio a pagamento sulla strada. Imbocco il sentiero 594 direzione Friedrich August. Dopo 5 minuti il sentiero cambia e diventa 557. Già dopo 10 minuti trovate un primo punto ristoro, il rifugio Soleil. Questo rifugio, come i prossimi che incontrerò, sono tutti presenti sulla piattaforma Mount B&B. È un sito utile per prenotare rifugi o per trovare informazioni per raggiungerli. Vi lascio il link in descrizione. Il secondo rifugio che incontrate sul percorso dopo 20 minuti è il Friedrich August. Qui sono famosi per i krapfen e casualmente sono arrivato ad orario di colazione. Ora proseguo direzione Sasso Piatto. Il rifugio è famoso anche perché ci sono gli yak. I sentieri del primo tratto comunque sono veramente facilissimi. Questo è il gruppo del Sella con Sasso Lungo, Sasso Piatto e Cinque Dita, mentre là in fondo ci sono i denti di Terra Rossa e quel puntino rosso che vedete è il rifugio Alpe di Tires. Il sentiero comunque è uno solo ed è ben tracciato. In circa 1:30 di comodo sentiero ho raggiunto il rifugio Sandro Pertini. Se anche non siete allenati potete venire anche solo qui perché è molto bello. Ora proseguo direzione Sasso Piatto. Dal Pertini al Sasso Piatto il sentiero è un po' un sali e scendi. Veramente bellissimo qua. E si intravede già il rifugio Sasso Piatto. In poco meno di 2 ore sono arrivato al rifugio Sasso Piatto. Piccola pausetta e si inizia a salire. Da qui avete varie opzioni: proseguire per l'Alpe di Tires, per l'Alpe di Siusi, fare tutto il giro del Sasso Piatto oppure salire al Sasso Piatto. Il sentiero è il numero 527. Fino a qui il sentiero era molto facile, ora inizia il difficile. Sono anche gli agnellini. L'altra volta non sono potuto salire perché c'era neve sul percorso. Utilizzate sempre prudenza in montagna. Il panorama è già stupendo qua, figuriamoci in cima. Informandomi sul percorso avevo letto che il sentiero non è molto chiaro, in realtà è sempre ben segnato anche se si tratta di un ghiaione. Non presenta tratti esposti, però la salita è abbastanza ripida per salire, ci vuole un po' di allenamento. Nei punti in ombra a fine giugno si può ancora trovare neve. Pur essendo impegnativo questo percorso è molto gettonato. In cima ora c'è un bel nuvolone, spero ne sia valsa la pena. Ormai non dovrebbe mancare molto. Eccola. Dal rifugio a cima Sasso Piatto ci ho messo poco meno di 2 ore, quindi diciamo che se partite da Passo Sella arrivate quassù in circa 4 ore. Ovviamente nuvolone proprio in cima quando sono arrivato io. Non partire dal mare.
veramente stupendo. Si vedono tutte le principali vette dolomitiche, anche la Marmolada e il Pisboé. Dall'altro lato invece la Val Gardena, le Odle e il Monte Seceda. Faticoso, ma veramente stupendo, ne vale la pena salire qua. Ora riprendo lo stesso sentiero dell'andata per scendere. In discesa secondo me non si guadagna tanto tempo, perché comunque il sentiero è abbastanza irregolare e bisogna usare prudenza. Penso di aver fatto più fatica in discesa che in salita, perché bisogna fare molta attenzione, in alcuni punti il terreno è friabile. Pranzetto con vista. Ho preso come antipasto un tagliere con i formaggi tipici della zona e lo speck. Solito tris di Canederli, ma era qualche mese che non li mangiavo. Era tutto buonissimo, se mangiate prodotti tipici in questi rifugi andate sempre sul sicuro, anche questo lo potete trovare su Mount B&B. Tra l'altro questo ha un sacco di camere ed è più grande rispetto agli altri rifugi. Ora scenderò per il sentiero 533 che costeggia praticamente quello che ho fatto all'andata. Sono anni che vengo in montagna e non ne avevo mai vista una. Questo percorso comunque si vedono un sacco di animali. Dove ho pranzato ero al rifugio Sassopiatto, invece questa è Malga Sassopiatto, sono due cose differenti. Qui c'è anche una fontanella di acqua potabile in cui ricaricare la borraccia. Molto bella anche questa Malga. Qui poi il sentiero si ricongiunge con il 557 dell'andata. Comunque a livello di panorami il sentiero forse è più bello al ritorno. Proseguo in direzione Passo Sella. Dal rifugio Sassopiatto sono poi tornato al rifugio Federico Augusto in 1 ora e 30. E ora proseguo per Passo Sella. E comunque con questo giro riuscite a vedere anche la terrazza delle Dolomiti e il Pisboé. Ci sono anche un sacco di posti in cui rilassarsi. Dal rifugio Sassopiatto a Passo Sella ci ho messo 2 ore. Il giro di oggi è stato molto bello, avete panorami su tutte le principali vette dolomitiche e di camminata effettiva sono 7 ore. Spero questo video vi sia piaciuto, se avete delle domande fatele nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao!